Buongiorno a tutti, sono Lely Rem, questo è ancora un blog sulle relazioni giapponesi, come sono più o meno i giapponesi caratterialmente e come si comportano con gli europei e viceversa, come comportarsi qua. Sono le 9.23 di mattina, qui, in Italia sono le 2.23 di notte, ho perso il conto, sono 14 giorni che sto qua e ancora non ho nessuna voglia di tornare in Italia. Yuppi, perché qua sto benissimo, francamente, anche se ho sonno perché non si dorme mai, cioè ogni notte dormirò se no 2 ore, che tra esci, vai da Chiambera, vai in giro, vai nelle sale giochi, vai a fare bordello, torni a casa, studi, che io ovviamente deficiente mi metto a studiare l'ora di notte, quindi fino alle 4 non si dorme. Stamattina sono svegliata alle 9 perché devo andare a World Office per registrare l'indirizzo di casa ed avere la tessera sanitaria, ma vabbè. Allora, iniziamo subito col dire che i giapponesi non sono solamente, cioè la gente li descrive come persone fredde, sempre impegnate, sempre al lavoro. Sì, ok, è vero, sono così effettivamente, però non tutti, perché io ho diversi amici giapponesi adesso, ne ho veramente veramente tanti, e ognuno ha un carattere più o meno suo. Anche se comunque al sud le persone di Tokyo, di Osaka sono molto più calorose rispetto a quelle di qua, di Tokyo, perché qua a Tokyo c'è una vita lavorativa impressionante. Io quando vado a scuola vedo gente che corre ovunque per andare al lavoro, per andare a scuola, ma proprio corre. Cioè, quindi io cammino tranquillamente, esco tipo 2 ore prima di casa, me la prendo comoda, mi fermo con gli amici a chiacchierare di fuori, perché nella mia scuola ci sono tanti italiani, quindi noi ci riconosciamo subito perché siamo quelli che se la prendono con calma, che stanno fuori a fumarsi una sigaretta, a mangiare, che non entrano prima, quando mancano tipo 2 minuti alla lezione non entriamo, quindi con calma, proprio soft. E allora, intanto qui la maggior parte dei ragazzi, come ho notato, e come ho detto anche in un altro video, non vi abbracceranno, non vi faranno tante cose affettuose, che poi è veramente un controsenso, perché magari fuori queste cose non ve le fanno davanti a tutti, però appena siete magari da soli a casa rischiate lo stupro, cioè non sto scherzando, quindi bisogna pure starci, credo, un attimo attenti. Ho un amico che per esempio ogni giorno, e non sto scherzando, lo trovavo fuori dal mio appartamento che mi portava la cena, il pranzo, anche se io non glielo chiedevo, anche se io neanche gli dicevo ciao. Dì, arriva e portava tutto quanto. Fuori scuola con 8.000 regali, quindi credo voleva provarci, non ho idea. E era diventato veramente assillante, cioè io non ho mai visto una persona tanto accollosa in vita mia. E quindi a un certo punto ho dovuto tagliare i ponti. Non sono 2 giorni che non lo sento, perché sennò, cazzo, cioè non potevo uscire di casa che non c'avevo lui sotto casa praticamente. Ok tutto, però. Ecco, questa è stata proprio l'esagerazione che io ho visto proprio qua a Tokyo, perché una persona così non l'avevo mai incontrata. Un altro amico mio invece, lui invece è più, scusate se parlo con questa voce così, ma ho dormito solamente 2 ore. Lui è più simpatico, più allegro, è più non occidentalizzato, ma capisce insomma come siamo noi occidentali, credo si sia visto dei video su internet, perché la prima volta che mi ha visto mi ha preso e mi ha abbracciato, quindi lui crede che in Italia le persone appena si vedono si prendono e si abbracciano, che poi effettivamente magari è così però, e quindi lui è un po' più normale, cioè in pubblico mi abbraccia, quando usciamo tipo comunque sembriamo tipo ottimi amici, alla fine un po' all'italiana. Certo, alcune cose ancora lo traumatizzano, tipo quando andiamo per esempio a cena insieme o a pranzo insieme e ci sta, che ne so, riso, pesce e carne, no? Io, da brava italiana, mangio tutto separato, non mangio tipo il pesce con il riso, non ci riesco, mangio tutto a parte, mangio prima il pesce e poi il riso. E invece lui mi guarda e ride perché mischia tutto insieme, fa sto bordello che io dico, ma come cazzo fai? E niente, per loro è normale, quindi per quanto. E poi ne ho altri, cioè ho gente che magari tu gli scrivi, si fa sentire magari la notte, cioè passano 10 ore da una risposta a un'altra e tu dici che cazzo, questo non mi caga, non gliene frega un cazzo. No, per loro è normale, cioè per loro è la normalità, ti possono magari scrivere anche 2 giorni dopo, per loro è normale, cioè come dire, non c'è niente di male, non vedo niente di male in questo, e tu magari te la prendi perché dici, oh, perché cazzo non mi rispondi, cioè scusa. E quindi ho imparato questa cosa, infatti anche adesso per rispondere me la prendo con calma. E per quanto riguarda le relazioni occidentali bisogna stare attenti, perché qua in Giappone
È facile cascare tipo le ragazze soprattutto. Qui ci sono dei ragazzi che fanno dei lavori particolari, tipo gli host. Quelli cercano apposta per ragazze occidentali, magari carine o così, per portarsela a letto, perché per loro è un premio la ragazza magari bionda, la ragazza straniera, le collezionano. Quindi ecco, quelli sono ragazzi proprio pagati per fare queste cose. Nel senso, loro lavorano in un club, vengono pagati per intrattenere le ragazze e farle bere. Più soldi guadagna il club, più soldi guadagnano loro. Però al di fuori del club loro escono con le loro clienti, magari ci vanno a letto, ci vanno a pranzo, le ragazze pagano tutto. Però appunto per loro le ragazze europee sono un po' un trofeo da conquistare, quindi tocca anche starci un attimo attenti. A parte che qua la gente mi guarda tutte come fosse un alieno. Quando vado nella metropolitana, cammino tranquillamente, vedo la gente che mi fissa i busi, come se non avessero mai visto un occidentale in vita loro. Io tipo, buongiorno. E quindi, niente, è un po' divertente come cosa, perché io dico, vabbè, ok. Ah, tra l'altro ieri due persone mi hanno fatto pure una foto, quindi vabbè, ok, non hai mai visto un occidentale in vita tua, cioè se vuoi fermami, cioè ti faccio l'autografo, non ho capito. Vabbè, poi antisgamo proprio, cioè stavo tipo col cellulare così, no? Cioè, e un altro c'ha proprio la Canon puntata così davanti a me, tipo, cazzo, fermati. E quindi sono un po' strani i giapponesi. Però diciamo che sono tutti molto attratti dalle persone occidentali. Sono timidissimi, veramente veramente timidi alcuni, altri no, ma altri sì, tanto. Quindi se avete in programma di provarci con un giapponese o chiunque sia, sappiate che ci vuole molto 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 tempo, per alcuni. Per altri, come ho avuto già esperienza, appena magari lo vedi per la prima volta, ti prendono e cercano di mettersi con te, di baciarsi, quindi dagli un cazzato in faccia e ciao ciao. E niente. Comunque sono molto 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 educati, ovvero nel senso, cioè quando io cammino con i miei amici per la strada si mettono sempre loro dalla parte dove passano le macchine. Se io sto da quella parte mi prendono, mi tirano e loro si mettono da quell'altra parte, cioè mi tirano proprio della serie, no, qua non ci devi stare. Quando attraversiamo la strada ti tengono sempre, cioè a me mi tengono proprio così, tipo in modalità abbraccio per non farmi andare da un'altra parte, quando io in realtà attraverso pure col rosso e loro mi prendono, sei una pazza, vuoi morire. Cioè tipo, vabbè, ok. E qui ho imparato ad attraversare solo col verde. Per il resto devo dire, cioè, o meglio, quando devi entrare nei posti ti fanno sempre passare avanti. Io non ho mai visto tanta educazione prima d'ora. Quando andiamo a cena, al karaoke, a mangiare, a bere, non ti fanno pagare niente. Io non riesco mai a pagare niente. L'altra volta volevo offrirgli un caffè, non ci sono riuscita, ho dovuto praticamente, cioè a momenti facevo a botte con lui per potergli offrire un caffè, perché niente, non te lo fanno offrire, è proprio impossibile. Quindi che poi da una parte, ok, sì, grazie, sono fortunata, tutto gratis, però che cazzo, mi sento pure un attimo tipo una barbona, dico, fatemi offrire, no, vabbè, ok. E niente, ora domenica, uno di loro che si chiama Yuki mi porterà allo zoo, quindi andrò a Petri Panda. E niente, mi fanno vedere un po' il Giappone, un po' la gente come si comporta. Poi a volte esco anche con i miei compagni di classe, perché qua nella mia classe sono tutti svedesi, inglesi, un po' così. Però ci sono anche tanti italiani, quindi quando usciamo la sera magari c'ho due italiani, uno svedese, un portoghese. Insomma, parliamo più o meno tutti inglese, quindi anche il mio inglese è salito molto, 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 molto in alto. E devo dire è abbastanza divertente, i compagni di classe sono veramente uno spasso, quindi quando andiamo la sera nei locali ogni tanto proviamo qualcosa di nuovo, ci buttiamo in queste cose misteriose. Comunque un'altra cosa che volevo dire è che i giapponesi sono veramente un controsenso, perché tu magari vedi il giapponese tranquillo che non te tocca, non te fa niente, poi entri nelle librerie manga, ci sono le parti porno che neanche vi sto a raccontare, cioè cose mai viste dell'altro mondo proprio. Io sono entrata e fa tipo, ah, ok, cioè quello che abbiamo in Italia non è niente in confronto a quello che c'è qua. E li vedete tutti là dentro che praticamente guardano questi giochi dove spogli le ragazze, dove, ma ragazzini tipo di 12 anni e loro tutti là tipo modalità pedofilia. E tu dici, ok, che problemi avete? Cioè, fuori non fate niente, però poi andate nelle peggio librerie porno. Tranquillamente, ecco perché non voglio rimanere da sola in casa con uno di loro, ho paura. Però finora, fino adesso qua, tutto bene. È veramente carino come posto. Io sono un po' rinquilina, stasera.
In metro, per esempio, ecco, un'altra cosa nelle metro. Il fatto che nessuno parla, tutti in silenzio, che uno sente di ste cose, no, è una cazzata allucinante. Perché come sì, ok, stanno tutti presi dal telefono, cioè su 100 persone 98 stanno al telefono, col telefono così davanti da quando entri o quando esci alla metro. Altri invece c'è gente che chiacchiera, che magari si incontra, che urla, che... Soprattutto la mattina le metro sono piene. Io pensavo a Roma era un casino, qua è peggio. Qua non è che tipo... entrano con calma, come ho detto nell'altro video, no, ieri ho sperimentato che ti spingono proprio, ti prendono proprio a botte per entrare e tu sei lì tipo sottiletta che anche se non ti arreggi non caschi perché tanto c'è una persona qua, una dietro, un davanti e fai tipo bum 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 bum. Quindi e nelle metro ci sono anche un sacco di persone che con la scusa tentano di toccarti, di fa, e quindi mortacci vostra, devi stare attenti. E, altra cosa, no, io tra un po' devo uscire, devo andare all'ufficio per registrarmi e poi a scuola. I professori della scuola sono veramente delle persone simpaticissime e carinissime, quindi imparo il giapponese in una maniera assurda, anche perché quando impari quale, magari le lezioni che tu fai il pomeriggio, la mattina, poi esci e le parli, quindi le parli con la gente, le parli, le provi, insomma, quindi... riesci comunque a cavartela. L'altro giorno, adesso sto cercando lavoro per poter rimanere qua un po' di più, non 6 mesi, ma magari 1 anno o 2 anni. Ho trovato lavoro, ma in un make caffè. Ho parlato con il capo e praticamente quello che mi ha fatto capire è che non importa se tu sai o non sai la lingua, sei carina, puoi lavorare al make caffè tranquillamente. Solo che gli ho chiesto com'è il lavoro e lui fa, beh, abbracci un po' i clienti, stai un po' con loro... gli porti da mangiare, fai le canzoncine sul cibo, balli come una deficiente, gli dici master quando entrano, cioè è un po', cioè una cosa kawaii, però insomma, cioè ha detto no, ok, grazie, le farò sapere, vorrei cercare lavoro dentro magari, che ne so, una sala giochi, cose più da me, più nerd, che così, però magari se è proprio l'ultima delle possibilità vado a fare la cameriera, quindi al mio caffè tipo irashima se gonjinsama. E no, e quindi ora vedrò. Più che altro ormai è un programma di rimanere qua per 1 anno o 2, quindi yeah! Non tornerò mai più in Italia. Anche perché qua si sta veramente veramente bene fino adesso. O meglio, oddio, i difetti ce l'ha anche il Giappone, perché sono un po' tutti impostati, seguono un po' tutte le regole, c'è un metodo per ogni cosa, c'è un metodo per ogni singola cosa qua. Se tu la fai diversamente ti guardano come un alieno, ma tanto a me già mi guardano come fossi un alieno, tipo E quindi, vabbè, per ora mi piace stare qui. Ho comprato un sacco di giochi per la PSP. Ragazzi, tra nerd, studio, cercare lavoro, non ho più una vita, praticamente. E le nottate fuori con la gente di classe, è un bordello. Però va bene, insomma. Non mi lamento perché sto veramente da Dio. E niente, ora devo uscire. Vado al work office, o come si chiama. Vado a registrare indirizzo e poi... torno. E niente, per ora è questo sulle relazioni in Giappone, perché devo ancora studiarli un po'. Per ora sono 2 settimane che sto qua, quindi devo avere ancora un po' di tempo. Comunque ogni persona ha un carattere a sé indipendentemente, hanno un po' tutti lo stesso metodo, però c'è chi magari è più provolone, più, e chi magari è un po' più timido, che non... comunque la mano per strada te la tengono tranquillamente, non c'è problema. Non, magari non ti baciano, ma alcuni ti abbracciano, altri ti tengono la mano, non c'è problema in questo. Chi dice di no, non so che cazzo abbia visto, perché io qua l'ho sperimentato, lo so. Ti prendono la mano così a cavolo e ti portano in giro, io tipo, ah ok, va bene. Okay. Quindi, tralasciando il fatto che c'è una strafiga a scuola mia che tipo ti sorride, tipo io, ah ok. Niente, qui ti innamori ogni 5 per 2 minuti, stai tipo, vabbè. Quindi va bene, per ora questo video è tutto, perché vi ho appena sparato 14 minuti di video e niente, esco. Ciao da Pikachu. Ah, un mio amico giapponese mi ha spiegato che quei Pokémon hanno nomi diversi. Io sono rimasta tipo traumatizzata, tipo Bulbasaur e Shikitake. Cioè io gli ho detto no, scordatelo, Bulbasaur e Bulbasaur. Lui mi fa no, sei in Giappone quindi Shikitake. Non senti, fotti di tu il tuo Shikitake, per me è Bulbasaur. E niente, io vado. Ciao ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Già. Bye bye. No, Gianni. Ciao ciao.